Ciao a tutti, eccoci qua. Vediamo sette trucchi per fare impazzire d'amore un uomo per te. Mi raccomando, per prima cosa però, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su tutti i canali YouTube. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, ci sono tre livelli di abbonamento: abbonamento live per diventare moderatore o moderatrice del canale, abbonamento base, in più potrai seguire tutti i miei seminari lunedì, giovedì ore 18:45, poi ti restano un mese, quindi tempo per vederli, stravederli e rivederli. E poi l'abbonamento Master Consulting se in più vuoi una consulenza telefonica con me. E veniamo dunque al tema sette trucchi per far impazzire d'amore un uomo per te. Diciamo questo che in linea di principio se le cose funzionano non serve usare dei trucchi perché una relazione che funziona è naturalmente basata sulla spontaneità, questo bisogna dirlo, è naturalmente basata sul piacere, diciamo, di vivere tranquillamente una relazione spontanea e non servono trucchi, non servono tattiche. Ma serve ad esempio essere in empatia, quindi quando una relazione funziona non c'è bisogno di adottare strategie di seduzione, però le strategie vanno conosciute comunque perché non è detto che una relazione funzioni sempre, potrebbe anche ad un certo punto non funzionare più e quindi bisogna mettere in atto delle azioni correttive. Diciamo che questo è un po' il concetto di fondo, bisogna imparare a mettere in atto delle azioni correttive. Poi c'è da dire un'altra cosa molto importante, secondo me, che è la seguente. Se invece la relazione non funziona, se ci sono problematiche, diciamo, di varia natura, allora è giusto imparare ad agire, imparare a fare delle cose molto, particolari per far funzionare meglio la relazione e coinvolgere un uomo. Intanto diciamo che ci sono alcune cose che devi fare comunque, anche come mantenimento, diciamo, se vogliamo, mantenimento del rapporto, no? C'è quello che potremmo definire il mantenimento del rapporto, il mantenimento della relazione. Questo è un qualcosa di importante che devi naturalmente prendere in considerazione. Una relazione va mantenuta, devi imparare a far sì che questa relazione si mantenga nel tempo. Questo diciamo che secondo me è un dato basilare, perché se una relazione non si mantiene nel tempo, vuol dire che perderà, diciamo, tutta la sua chance, perderà tutta la sua possibilità di coinvolgere e di fare innamorare. Questo è un fatto che devi naturalmente prendere in considerazione. Una relazione sentimentale affettiva deve naturalmente funzionare perché se non funziona naturalmente, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra e quindi devi mettere tassativamente in atto delle azioni correttive. Questo è un qualcosa che devi assolutamente prendere in considerazione, è molto importante questo, perché noi pensiamo che una relazione sentimentale affettiva possa funzionare per sempre senza fare delle cose. In realtà non è così. Quindi, perché un uomo, ad esempio, ha bisogno di trasgressione. Quindi il primo trucco è quello che devi anche imparare ad essere trasgressiva. Devi imparare a dare trasgressione, non soltanto istituzione, ma devi imparare a dare anche trasgressione. E quindi come fare a farti vedere trasgressiva nell'ambito di una relazione? Beh, ad esempio, il modo migliore, posso garantirti, è essere femminile, sensuale, seducente e attirare l'attenzione di altri uomini. Questo è un punto fondamentale perché
Tu, fin tanto che ci saranno uomini che ti guarderanno, uomini che ti corteggeranno, che velatamente magari, no, perché tu hai una relazione, però fin tanto che ci sarà l'ombra di potenziali antagonisti, e tu poi, diciamo, potrai anche calibrare la presenza di intanto gli antagonisti, i corteggiatori ci devono essere, quindi tu sviluppa la tua femminilità al suo massimo potenziale. Devi essere una donna aperta, solare, eccetera, eccetera, in modo tale che gli uomini comunque ti corteggeranno. Tu poi potrai calibrare, diciamo, nei confronti della persona che ti interessa, la presenza degli antagonisti presunti, cioè lui dovrà presumere la presenza più potente degli antagonisti quando tu ti mostrerai nei suoi confronti meno disponibile, ad esempio. E questo è un primo passo fondamentale che devi fare, perché se non riesci a fare questo passo non riesci a ottenere nessun risultato. Questo te lo posso garantire, è un punto fondamentale. Non devi farti percepire come una donna che sa comunque quello che vuole, devi farti percepire come una donna. E qui è cascato l'asino, ma lo rimettiamo su l'asino. Scusate. C'è stato questo Ambaradan che si è abbassato, ma continuiamo, continuiamo senza timore, continuiamo senza timore a portare avanti il tutto. Qua ogni tanto l'appoggio viene meno, non, per non venire più meno. C'era quel detto lì, speriamo che tenga. Eccolo qua, ci siamo. Questi supporti diventano sempre più fragili, diventano sempre più fragili e diventano sempre più fragili, fanno girare sempre di più i marroni fondamentalmente. E dobbiamo prendere atto di questa cosa. Ecco, quindi comunque stavo dicendo, questo è un altro punto molto importante che vorrei farti notare, diciamo, a prescindere da tutto il resto, che devi imparare quindi a essere femminile. La tua femminilità cosa servirà? Servirà, la tua femminilità servirà a far sì che questa persona, che la persona che ti interessa, possa essere sempre di più, diciamo, disponibile nei tuoi confronti. Perché quando presume che c'è l'esistenza di un antagonista, quando presume che questo antagonista possa in qualche modo, diciamo, bloccarla, possa in qualche modo, diciamo, come dire, diventare pericoloso, è evidente che inizierà a sviluppare, come dire, lo triangolo un pochettino fondamentalmente. Questo sembra una cazzata, ma in realtà è un fatto molto importante. È molto importante fare questo. Poi, però, devi anche gratificare la parte logica. Quindi, un altro punto importante è creare anche comunque degli interessi in comune. Questo è un altro trucco perché piace la parte logica. Perché la parte logica va alla ricerca di una persona che sappia dare, che sappia avere, diciamo, degli interessi in comune, una visione comune della vita. Quindi tu cosa puoi fare? Beh, se lui ha qualche interesse, cerca di incuriosirti ai suoi interessi e vedi se lui si incuriosisce ai tuoi. Se lui si incuriosisce ai tuoi, ti chiede cosa fai, cosa non fai, magari appunto se è una tua passione, un tuo interesse, se vedi che lui in qualche modo si incuriosisce, se vede che lui in qualche modo vuole, diciamo, approfondire, questo significa che praticamente si sta coinvolgendo fondamentalmente. Ecco, questo è un punto fondamentale. Ovviamente un altro punto molto importante che devi utilizzare sono gli ancoraggi emozionali, cioè ancorare dei momenti di qualità. Non importa che in una relazione vi vedete 10 volte a settimana o tutti i giorni, eccetera, basta anche poco. Anche una volta ogni 15 giorni per dire, ma ci devono essere dei momenti di qualità, poi dipende ovviamente dal tipo di relazione, e devi creare degli ancoraggi emozionali. Gli ancoraggi emozionali sono ad esempio un tono di voce particolare, un gesto particolare. Sui miei seminari sul canale spiego bene cosa sono, ci vuole un po' di tempo per imparare ad assimilarli, però in modo tale che poi vedendo semplicemente te, anche in altri momenti fondamentalmente, automaticamente entrerai in uno stato emotivo positivo e questo stato emotivo positivo non potrà altro che consolidare diciamo, il vostro legame, la vostra connessione. Altro modo che devi utilizzare per consolidare la vostra connessione è farlo parlare. Mi raccomando, chi seduce ascolta, non parla.
Fallo parlare, fai delle domande, diciamo, del tipo: ma qual è una cosa bella, una cosa brutta che ti è capitata ultimamente? In modo tale che lui possa tirare fuori le sue emozioni. Più tira fuori le sue emozioni, più si innesca un meccanismo che si chiama infertizzazione, per cui naturalmente, istintivamente, diciamo, cercherà di coinvolgersi, si sentirà sempre più coinvolto, perché tu gli starai dando un servizio emotivo fondamentalmente. E ovviamente un altro punto poi fondamentale, perché noi dobbiamo soddisfare sia la parte logica che la parte emotiva. E la parte logica, diciamo, ma anche abbiamo anche una parte spirituale, vuole anche cerca di capire o di introdurre questa persona anche a concetti e discorsi spirituali, se non ce l'ha già lui nelle sue corde questa caratteristica. Perché la scoperta della spiritualità, che è un qualcosa di intrinseco nell'essere umano, o la condivisione di una visione spirituale della vita, posso garantirti che contribuisce moltissimo a cementare la relazione e a rendere la relazione più significativa. Bene, metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su tutti i canali YouTube. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Ci sono tre livelli di abbonamento: abbonamento live per diventare moderatore o moderatrice del canale, abbonamento base per praticamente diventare seguire in più i miei seminari che faccio a lunedì e a giovedì, poi li puoi vedere per un mese, e l'abbonamento Master Consulting per avere in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!